tutto molto prevedibile, un infortunio è serio, rientrata dopo un anno e più di un anno. Quindi insomma, come procede? Parliamo di Gabriella Bascelli, perché a livello femminile è chiaro che è una magari di quelle atlete sulle quali per fisico, per capacità anche di lavoro, è una di quelle sulle quali la nazionale punta. Stiamo tentando questo recupero che francamente sembra un miracolo se ci riusciamo, proprio perché Gabriella ha subito un ulteriore intervento per una discopatia importante sì, che gli impediva addirittura di fare dei movimenti anche semplici. Adesso sta bene, però ovviamente ha perso tantissimo di tono muscolare, ha perso anche di capacità aerobica, quindi non so sinceramente se, come è avvenuto per Pechino, riusciamo a fare questo miracolo per Londra. A Pechino, lo ricordiamo, andò in finale, insomma fu una, veramente un grande, un gran colpo dal punto di vista proprio sportivo, fu un risultato importante. Ci proviamo, lei è molto motivata. Ma lei ha un gran carattere. È un gran carattere e questo ci aiuta e chi lo sa, può darsi che forse anche questa volta riusciamo a fare questa impresa. Lo spero per lei, ma per tutta la nazionale italiana ovviamente. Quante volte ha curato questo giovanotto? Questo? Raffaello l'ho curato poche volte, perché devo dire marcavo mai vista. Era indistruttibile, non marcavo mai vista. Era uno dei pochi che si allenava sempre, non si lamentava mai, ringraziando il cielo è sempre stato bene. Qualche volta sono dovuto intervenire. Il solito mal di schiena o il mal di barca. Ecco, sì, però devo dire che è uno di quelli che mi ha dato poco da fare rispetto a altri. Lei, le vuoi fare una domanda al professore? Lo conosci da tanti anni, insomma, sai anche le sue enormi capacità, direi, no? Beh, sai che comunque io con lui ho una reverenza, un affetto che veramente va al di là. In ogni caso sono contento che lui è sempre qui, che segue la squadra. La mia domanda, se a prescindere da Gabriella, qual è lo stato di forma anche soprattutto della squadra pesi leggeri, perché io credo che quest'anno più di ogni altro anno bisogna cioè gli occhi sono puntati sui pesi leggeri, forse da lì che potrebbero arrivare il medaglie, numero di medaglie. Cosa è successo a Bertini? Ho sentito che nel doppio pesi leggeri non ha potuto gareggiare, che cosa, per quale motivo? Perché Bertini ha avuto un'ernia discale documentata con una risonanza e abbiamo fatto già un intervento importante con un ozono intradiscale, sta molto meglio, tant'è vero che già ripreso, è andato in barca, si sta ricominciando a allenare e quindi credo, come tutte le volte, anche questo sarà un problema superato fra breve. Io sono stato uno dei pionieri dell'ozono nel lontano 95. Ecco, io sono uno che ci crede molto, che l'ha introdotta questa tecnica, perché non essendo un farmaco, ma essendo ossigeno, non ha controindicazione e soprattutto è poi anche meno invasivo, e c'è un recupero pronto l'atleta e lui lo può testimoniare, no? Però quando te lo buttano dentro si fa malissimo perché è dolorosa solo quella fase, però poi dopo è garantito, è veramente, almeno per noi canottieri, è una delle diciamo medicine così non invasive che aiuta tantissimo. Il canottiere soffre di mal di schiena, c'è poco da fare. È proprio il tipo di sport che ti ci porta. Sì, è la patologia del canottiere, la lombalgia del canottiere, come il gomito del tennista. Qui la spalla del nuotatore. La spalla del nuotatore, abbiamo la lombalgia del canottiere. La caviglia o il ginocchio del calciatore. Sì. Ognuno ha le sue croci, come si sa. Vabbè, insomma, ottimista in chiave olimpica, però. Assolutamente sì, soprattutto diciamo la squadra... che farà meno caldo rispetto a Pechino, questo già direi un elemento comunque. Speriamo che non faccia troppo freddo, Sì, diciamo che insomma il periodo più caldo di Londra è una settimana e sono 25-26 gradi. Rischiamo di trovare, non dico freddissimo, però insomma al mattino. Però noi siamo abituati ad allenarci con qualsiasi tipo di clima. E poi questi ragazzi sono veramente fantastici, io non ho parole veramente, e invito tutti gli italiani
a tifare per questa squadra, perché sono dei ragazzi fantastici. Beh, diciamo anche prima, il grande sacrificio che si fa il canottaggio, che è onore, è uno sport di grande, grande sacrificio. Veramente. Professor Spadaro, professor Antonio Spadaro, grazie. Grazie a voi. Medico della nazionale, grazie per essere stato con noi. Buon, so che lei lavoro in prospettiva olimpica, no? Buon viaggio, sì, verso Pechino, nel senso che avrà da fare. Molto ci avrò da fare. No? Tanto, eh? Eh sì, perché la squadra è grossa, i problemi vengono giornalmente, però nessun problema, nessun problema. Grazie. Ottimismo. Grazie al professor, buona giornata al professor a tutti, Spadaro, grazie, grazie. Grazie al professor Antonio Spadaro, medico della nazionale, per insomma essere stato qui insieme con noi. Singolo, tanto la vedete la gara che procede, siamo a 5 minuti e 50 all'incirca per questo singolo maschile, dove non ci sono barche italiane ma c'è Argentina, Spagna, c'è Domenico Montroni in acqua 1, poi Cipro in acqua 2, Lituania in acqua 3, acqua 4 con la Grecia, acqua 5 per l'Egitto e acqua 6 per la Lituania. Lituano, settimo al campionato del mondo dello scorso anno, ottimo atleta, ottimo riferimento per il nostro Domenico, che al momento lotta per una seconda posizione. Sì, che non è male. Lui che è giovanissimo, lui che si affaccia per la prima volta in questa specialità, ha dimostrato al meeting nazionale di essere il singolista più in forma. Oggi se la deve giocare contro questo lituano che ha già gareggiato parecchie volte in finale campionato del mondo lo scorso anno, vincitore della piccola finale, settimo posto per lui. E quindi poco avremo anche gli aluini. Eccolo qui in acqua 3 da prendersi la vittoria, Mindaug Griskonis, Lituania appunto, Montrone per il secondo posto, lotta però con l'acqua 4 che ha un acqua 6 che ha un vantaggio su rispetto al nostro atleta. Lituania che va a vincere, vediamo il contrattacco di Montrone che potrebbe avere effetto perché prende forse quel metro decisivo, ce la dovrebbe aver fatta, andiamo a vedere rispetto a Masilionis cipriota, l'impressione che avesse, ce l'avesse fatta al di là della forse terza ma di poco, andiamo un po' a guardare, questa è la vittoria di Lituania, d'accordo. Per la parte finale dell'attacco da parte di Montrone? Di Proco, di un soffio terzo.